Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerri ed oggi scopriamo RoboQuest, uno sparatutto in prima persona, decisamente poco conosciuto ma dalle recensioni stranamente molto positive. Un gioco in cui le armi fanno tacata, bang, bang, buah, insomma qualcosa di molto molto particolare, in cui il nostro protagonista assomiglia sospettosamente a Bumblebee. Partiamo da un intro davvero davvero figa effettivamente, perché la colonna sonora di questo gioco sembra promettere davvero davvero bene, è molto interessante da quel punto di vista, tipo una sorta di metal alternato alla dubstep elettronica. Già. E c'è anche una sorta di storyline. Bene, eccolo qui, il nostro Bumblebee. Vabbè, dai, diciamo che ci assomigli un po', è inutile negarlo, eh. Let's try fix you up. I have some spare parts, maybe it could work. Vabbè, cerchiamo di ripararti o qualche parte di ricambio, speriamo funzioni. Ha funzionato, yay! Missione salvare l'umanità, guardiano. Beh, ok, semplice e diretto direi, eh. Qui cosa abbiamo? Il menu? Press and hit continue. Bene. Allora, nice to see you finally awake, Guardian. Let me fix that up for you, ok? Join Max. Ok. Alright, all good now. I'm Max, nice to meet you, big guy. I was gonna... Wait, there's doors opening. Melee attack combi. Ecco, vi dicevo per l'appunto della musica. Cazzo, da un certo punto di vista. What was that thing? Quick, grab this while you can. Arma, grazie mille. Ve l'ho detto? Sembra di giocare a Borderlands, no, sto scherzando, le grafiche quelle. You know I gotta explore that area, but with these tin cans around I could use your help. Vabbè, ti aiuto io, dai. Il gioco purtroppo è esclusivamente in inglese per il momento, è un early access. Alright, but be careful. Devo un attimo abbassare l'audio, perché qua è veramente troppo alto. Allora, audio. Anzi, facciamo così. Music. Ok. Adesso ci siamo. Molto meglio. Double jump. You might need to use reactivate one of your sleeping systems. Rocket, it says. Guess you might need this later. Follow the path. Open. Like now. Ah, abilità. Voila. Figata. Bello. Ah, praticamente si ricarica raccogliendo i blue orbs. E infatti ce ne mancano altri tre per usarlo nuovamente. Could they be guarding this weird thing? Questa porta? No sign of them after all. Seems like we fixed something here. Get the rewards. Open. Più uno di salto, più uno di abilità. Equip core. Oppure equip assolute SMG. Ok. Equip core. I need extra firepower. Buono. Head back, torna indietro. Come vi dicevo, ragazzi, il gioco è ancora in early access. Cross the other entrance. Per cui c'è ancora tanto lavoro da fare. Specialmente per il fattore, diciamo, narrazione, credo. Perché in realtà il gameplay. Cazzo, sei fluido. È bellissimo. Boom! Mazza che figata! Wow, sembra di giocare tipo a Doom con i robot, porca miseria! Bene. Approach di V-Station. An EV station, who the heck installed? Vabbè, ok, è skippato da solo. It's back baby, ok? Let's heal here while we figure out our next move. Questo gioco mi sta piacendo un casino. So I spotted another hidden entrance further east. We could check it out together if you still wanna help me. Ok. Tell me when you're ready. Start the game, oppure select loadout, vediamo. Difficulty easy, standard heroes. Standard.
Ah no, vediamo, vediamo, vediamo. Guardian oppure Guardian per il momento, bene. Qua niente. Upgrade base camp. Ah, però abbiamo zero componenti, per cui ci attacchiamo al piffero per il momento. Start game. Qua nulla a quanto pare. Multiplayer, sì, perché possiamo anche giocare in cooperativa, ragazzi, appunto alla Borderlands. Start game. Vediamo un po' un livello serio. Allora, alright, we made it. Here's the other entrance I spotted. You scout ahead while I back you up from here, ok? Bene. Ma il mio fucile d'assalto dove è finito? Forse era solo un esempio. Ah, ok, grazie mille. Bastava chiedere, ha detto. Bene. Però mi sa che dopo un po' gli orbs spariscono, Eh no, troppo presto. Ok. Fammi prendere gli orbs, maledetto. Boom. Qua è dunque di robot, assurdo. Assurdo, cazzo, questo è veramente... è bellissimo. Nel suo piccolo è bellissimo, porca miseria. Choose a perk. 2 for 1, weapon critical hits have a chance to bounce on a nearby target for 75% of initial damage. Special delivery, explosions have a small chance to deal critical damage. Questo qua mi piace. Da che parte devo andare? Potenziamenti? Aglio. Mi sono fatto male. I'd better start running some analysis on these things. Grandma shotgun. Ok, ma quindi solo un'arma alla volta, no, due armi alla volta, ok. Graviton Launcher non mi ispira particolarmente. Più uno di tecnologia, più uno di abilità. Più uno di precisione, più uno di demolizione. Penso di averli equipaggiati entrambi, ma non sono sicuro in realtà. E ci rimando lì indietro, giustamente. Quindi questo qua era un vicolo cieco, proviamo ad andare dall'altra parte. E comunque ho poca vita. Aglio. Eccola qua un po' di vita, sì, perfetto. Boom. Ah, eccolo lì il critico che ha rimbalzato su quello. Che figata. Scout Sniper. Ah, noi mettiamo anche questo. 50% della salute. Ti ringrazio, robottino. E poi... ma o doppietta o questo. Per il momento mi trovo bene così, per cui perché cambiare? Blueprint unlocked, backpack. Nothing is happening. Non succede nulla qua. E qua sopra invece? Under construction. Ah, dai, proviamo la super doppietta cazzuta. Oh, che bello, non c'è la ricarica di questo. Ho detto una cazzata. 8 colpi infatti è. Ciak ciak.
Beh, qua ho sparato decisamente la cazzo. Usa un upgrade, adesso lo scegliamo, sì. Boom, occupati questo bastardo. Andiamo a prendere i orcs prima che spariscono. Ok. Allora, armor up, weapon mastery, polished core, più 2 di abilità. Weapon mastery. Drive to Oasis, rank C. Solo! Mi devi impegnare di più praticamente. Vediamo cosa possiamo fare alla base. Oasis. How can there be so much water? Our desert is bone dry. We need to figure this out. Pumping shotgun. Qual è la migliore? Un altro più 2 di precisione, più 2 di demolizione. Ah no, cazzo. Come faccio a cambiare il core qua che voglio che per cambiare? Ma che cazzo sto dicendo? Come faccio a cambiare? Per forza quello lì mi sostituisce. Tab. No, niente. No, mi sa che è solo qua allora. Più 2 di precisione, più 2 di demolizione, più 1 del salto, più 1 di tecnologia. Vabbè, ok. Lasciamo così per il momento. Possiamo fare qualche upgrade qua? Mi pare di no. Vabbè, bene ragazzi, direi che... No, cazzo, è troppo bello, vado avanti l'altro modo. Ah, questo è uno scudo personale, eh? Più cattivi comunque. Quel missile lì prima faceva molto più danno. Io prima andando velocemente ho fatto C. Ah, non era shift quello allora. Ma che cazzo?
La combinazione di tasti per essere sbloccato, lo sapete. E che cazzo. Niente ragazzi, sto morendo. Dai, vediamo che succede. Vediamo la componente roguelike di questo gioco. Uccidetemi. In realtà vorrei morire appositamente per capire un attimo come funziona, perché sono curioso. Dai, facciamo Harakiri Seppuku, come si chiama? Total Wrenches 1, Total Runtime, ok, Base Camp. Close one, but look, I got you as good as new. So what do you say, you ready to go again? I'm sure the team can still have many things to tell us. Vediamo, start game, upgrade Base Camp. You can craft upgrades related to artifacts here. 10 serve per craftare, ok, come non detto, Gunsmith 2. 2. Vabbè, ho capito che con una chiave inglese non facciamo una minchia. E se andiamo sul loadout, che succede invece qua, per esempio? Guardian, Rocket Punch. No, non possiamo fare nient'altro qua, sapete. Bene, direi che qui abbiamo scoperto il nostro gioco dicendo che, parer mio, è bellissimo. Detto questo, grazie e alla prossima.